Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Il ritorno di Gunther, due new entry in arrivo. Tempesta d'amore è pronta a stupirci con un ritorno inaspettato per la famiglia Sonbichler e con l'ingresso di ben due personaggi, pronti a regalarci avventure degne di essere viste e seguite. Se a fare ritorno a Bicklein sarà Gunther, fratello di Alphonse, che busserà alla porta del consanguineo in procinto della nascita del nipotino Arthur, figlio di Vanessa e Max, le due new entry saranno collegate in qualche modo agli Schwarzbach. Parliamo di Manika Ricci e di Otto von Arsberg. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Gunther torna a Bicklein per stare accanto a Vanessa. E tempo di ritorni nella soap Tempesta d'amore. La 19ª stagione, contraddistinta dalla turbolenta storia d'amore tra il medico Leander Salfield ed Eleni Schwarzbach, figlia di Christoph ed Alexandra, vedrà anche altri personaggi, sebbene secondari, al centro della scena, pronti a regalarci intense emozioni come non mai. Un po' di tempo fa, vi abbiamo parlato di ciò che accadrà al personaggio di Vanessa Sonbichler. In procinto di convolare a nozze con Max, la donna si innamorerà perdutamente di Caroline Lamprecht, nuova fiamma di Michael, arrivando a lasciare il promesso sposo per lei. Dopo alcune settimane di frequentazione, la schermitrice scoprirà però di aspettare un bambino da Richter. Sconvolta, inizierà a passare gran parte del suo tempo con lui, finendo per baciarlo appassionatamente. Presenti fin dalla primissime puntate di Tempesta d'amore, i Sonbichler sono una delle colonne portanti della soap bavarese. Amatissimi dal pubblico per i loro siparietti e per le loro commoventi storie, il concierge Alphonse e la dolce cuoca Hildegard formano una coppia inossidabile. Anni fa, oltre alla scoperta di avere ben due figli illegittimi, ovvero Alexander e Melly e un fratello gemello, ovvero Musel, Alphonse ha anche ritrovato suo fratello Gunther, con cui aveva perso i contatti da tempo. Nelle puntate in questione, trasmesse qualche stagione fa, tra i due consanguinei scoppiò una vera e propria guerra provocata dalla disonestà di Gunther, che tentò addirittura di rovinare il fratello provando a vendere la sua residenza. Alla fine, però, i due, complice un ricordo legato alla loro infanzia, arrivarono finalmente a chiarirsi ed a riappacificarsi, tanto che, dopo alcune settimane, Alphonse accolse a casa sua figlia, Vanessa per l'appunto. Al Fürstenhof, la Sonbichler ha trovato non solo l'amore ma anche il lavoro. Ebbene, nei prossimi episodi trasmessi in Germania, per la giovane donna, ancora confusa sentimentalmente, si avvicinerà il momento del parto. Mancherà davvero pochissimo alla nascita del piccolo Arthur. Purtroppo alcune complicazioni la costringeranno ad un ricovero d'urgenza in ospedale. Sarà in questa precisa occasione che il padre Gunther si presenterà a Bicklein. La sua ultima apparizione risale all'annata Num. 16, quella con protagonisti Tim e Franzi. Vedremo che, proprio quando Alphonse deciderà di contattare il fratello per parlargli della difficile situazione della ragazza, ecco che l'uomo busserà alla loro porta. Vanessa, quando verrà a conoscenza del ritorno del genitore, reagirà con furia, ricordandogli che non solo è stato un pessimo esempio genitoriale, ma arriverà anche a rammentargli i suoi troppi guai con la legge. Presto se ne saprà di più su questa trama. Intanto vi annunciamo che, a vestire i panni di Gunther Sonbichler, sarà ancora una volta Johann Schuller, attore tedesco classe 1958 molto noto al pubblico per le sue innumerevoli partecipazioni a serie TV e fiction di successo, soprattutto degli anni 80. Dunque, voi cosa ne pensate di questo rentré? Si tratterà di un personaggio destinato a restare a lungo o soltanto per pochi episodi? Vedremo. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. I personaggi di Otto von Arsberg e Manika Ricci entrano nella serie. Ecco chi sono. Nelle puntate tedesche di Tempesta d'amore altri due nuovi volti concorreranno presto ad arricchire le avvincenti trame della soap. Stiamo parlando di Otto von Arsberg, vecchia conoscenza di Noah Schwarzbach, fratello di Eleni e di Vroni, nonché della giovanissima Manika Ricci. Per quanto riguarda Otto, sappiamo che il ragazzo giungerà a Bicklein presentandosi come un ex compagno di collegio di Noah che in passato non si è fatto scrupolo di bullizzare e di deridere. Gli spoiler lo descrivono come un ragazzo molto problematico che, a causa del pessimo rapporto col padre, ha finito per sfogare rabbia e frustrazione sugli altri, fino a quando non è stato poi rinnegato dalla sua stessa famiglia d'origine. E ciò, per oscure ragioni che emergeranno nel corso della 19ª annata.
al Furstenhof, Otto riuscirà a redimersi? A quanto pare, legherà tanto con Valentina Salfield, che si è innamorata perdutamente di Noah dopo la breve cotta per l'ex suocero Michael. In attesa di scoprirne di più, vi annunciamo che, ad interpretare questo nuovo ruolo sarà Maurice Lattke, ben noto al pubblico d'Oltralpe per aver preso parte ad una produzione Netflix di grande successo. Non sappiamo quanto tempo resterà nella serie. Quel che è certo è che provocherà non poco scompiglio nella vita del nostro Noah. Quanto a Valentina, sappiamo che, a breve, la ragazza soffrirà tantissimo. Vedremo che farà di tutto per passare del tempo con il fratello di Eleni, in modo da entrare in sintonia con lui. E sfrutterà delle lezioni di equitazione per conquistare il suo cuore. Purtroppo, il ragazzo le spezzerà il cuore, quando velatamente la definirà solo una buona amica. Inoltre, arriverà ad uscire segretamente con la nuova cuoca dell'hotel, Greta. Robert, stanco di veder sua figlia soffrire, le consiglierà di non mollare e di essere chiara una volta per tutte con il ragazzo che le piace. In attesa di scoprire come evolverà questa storyline, è bene precisare che Otto potrebbe creare non pochi problemi nel già complicato triangolo Valentina-Noah-Greta, ma ancora. Passiamo a Dimanika Riki, nuovo attesissimo ingresso femminile. Le anteprime tedesche rivelano che si tratta di una ragazza cresciuta in un piccolo paese africano che, grazie all'aiuto economico di Alexandra e Markus Schwarzbach, nuovi comproprietari dell'hotel, riuscirà a completare gli studi per poi fondare una sua startup. Essa sarà dedita alla salvaguardia dell'ambiente. Imani arriverà a Big Lime per un evento di beneficenza. E si imbatterà in qualcuno che cambierà radicalmente la sua vita. Di chi si tratterà? E perché? Spoiler segnalano che la ragazza incontrerà l'amore. Chi le farà battere il cuore? Si tratterà di un sentimento ricambiato o sofferto? Per adesso non possiamo dirvi di più. Quel che è certo è che, a vestire i panni della dolcissima ragazza, sarà l'attrice Belina Mohamed Ali, interprete con una importante preparazione teatrale, di recente anche comparsa in una fiction targata ZDF. Non è ancora chiaro quanto si fermerà al Furstenhof, ma la sua potrebbe essere una permanenza di medio termine. Resta da capire in quale vicenda andrà ad inserirsi. Forse conoscerà Leander, il protagonista della nuova annata, dati i legami con gli Schwarzbach, famiglia d'appartenenza di Eleni, l'amore impossibile dell'affascinante medico? Vi aggiorneremo non appena raccoglieremo altre news. Gli spoiler di Tempesta d'Amore terminano qui, pronti a ritornare con nuove vicende. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.